salve. Ciccio Curva. A Ciccio Curva. Cornes collassato. Ciccio. Sta bloccando. Bella. Salve. Porco crocodio. Io sono morto. Cioè, ragazzi, riprendi la situazione tragica. Non sappiamo se ci arriviamo, quindi. Ammazza proprio la. Mangiando, non l'avevo visto. Un del giorno. Speriamo e arriviamo. In autostrada, okay. Senza questa sicuro. Ci fermiamo in mezzo a una galleria e ci ammazzano. Dai. Che è comunque meglio di andare a fuori regionale del kart. Secondo me. Beh, sì, quando me esci tu tiro, sì, abbastanza. Sì, sì. Quello, vabbè, la base è quella, però. Come fuori sentito. Siamo salvi. Siamo finalmente arrivati al distributore di benzina. A genius. Ma probabilmente non funzionerà perché. Tocca vedere se funziona. Siamo salvi. Primo result di oggi questo. Questo è. Già abbiamo progressi, salve. Progressi. Dai, 1-0. Sì, è vero. 1-0 per noi. Lo zero. Mi raccomando, metteci la super, quella per le Ferrari. Foligno. Siamo tutti sia a Foligno. Fine prossimo anno facciamo benzina a Tolentino. È il momento finalmente di ficcare e mettere i liquidi. What? What the fuck? Yo! Metti il B7 diesel, non è male, eh? Cioè fico a te fra poco. Ah, mi serviva proprio un po' su. Vai un po'. Glory all. Glorio, beh, non ci abbiamo mai provato. Chissà se qualcuno ci ha mai provato. Se sta la leggenda, qualcuno ci ha mai provato. No? Molecole organiche. Da quello che sapevo io, esistevano i meccanofili che lo ficcavano tipo là. Io so di una bizzarra. La storia di una persona che si è sposato con la. Vabbè, comunque. Sì, lo segno anch'io questa notizia. Mi pare in Giappone, cioè di solito gli disattati installati. L'hai fatta la lista? Sì. Ok, quindi ci vediamo a Perugia. Ciao ragazzi. Bella. One eternity later. Io. Ma topo bastardo, no, ma come ti viene in mente di parcheggiare nel parcheggio di Anna Frank? Il parcheggio di Anna Frank? Ma Anna Frank me la. No. Ma porca madonna, c'era il Grand Canyon nel parcheggio, adesso non vorrei dire. Ho capito, dio merda, cioè. Dai, parcheggiamo allora, se ci facciamo 10 minuti a piedi. Non c'è parcheggio. È genius. Vuoi 30 secondi, Giovanni? La voce della verità. Vai contro mano! Porco Dio! Problema che adesso c'è la tornaccia. Adesso devi fare il giro. Dai, sì, il giro dell'oca facciamo adesso. Dai. Come faccio il giro? 2 hours later. Porco Dio. Siamo riusciti a parcheggiare alla fine. Porco Dio. Sì! Vileni. Siamo a 35 minuti dall'oca, di location, e ci vediamo là. Io poi. Segniamo. Quanti siamo? 87. 4. Qua sono 87? 360. Morale del giorno, al primo norma rovina, gli scapordiamo il tavolino sulla testa. E ce ne andiamo. Carte sul tavolo, porco Dio generale. Obiettivo del giorno, 0-3, andiamo a casa perché non abbiamo dormito nessuno. Oh my god! Wow! Primo turno, G1 becco di Alamici Shizu, G1 concedo, G2 concedo e Necrovalle è una carta di merda perché ti fanno compulsori sulle terreno. Ciao, grazie. Compulsori sulle terreno. Boy. E ho vinto Sprite 2-0 secco, G1 parte lui, scarta shifter, dico cosa? Ah, però una cosa, porco Dio. Esatto. Però vinco perché faccio tipo picchio tutto, faccio barone, lui c'ha 0 carte in mano, pesca lo spare di nero, G2. G2, lui 7-3 passa, apro io, triplo go space, tripla impermanence, però la vinco a grind perché dopo c'è totalmente tanta roba da fare che lo scoppio. Stai zitto. Guarda! Gesto di stizza. Un mazzo di merda, sei un bike. Mercato d'Espia, game 1. Il gigante assonnato. Sì, full combo, game 2, heavily golled sul target dei vari. Un po' di vita, signori! Full combo e niente. Non può giocare perché ne è uguale, ragazzi. Ha beccato il bike del local. Non è vero, Dio, grande che è d'Espia. C'è uno che ha avuto le palle per giocare. Prende stack. Che alla Menzi Shizu non c'è niente da dire perché non ho mai avuto un cimitero. E niente, fine turno 3 e stiamo andando in pausa pranzo. Che soli, tipo le 2. No, turno 2 non abbiamo fatto, vero? Turno 2 no, niente report turno 2 perché mezzo, abbiamo finito abbastanza tardi. 1-2, 2-1, porco Dio, per e 2-1.
investor, let's go! E niente, io ho perso dai Shizu, io ho perso dai Shizu Deer, non capisco perché hanno scampato quelle carte, sono sincero. Rimischio 3, quick, senza costi, senza restrizioni, senza niente. No, okay. Se va a costo. Wow! Oh my god! Wow! Fare un appello. Ok, va bene, comunque sì, vabbè, molto breve. G1, G2, G1 Araldo Acido, G2 Araldo Gelbeck. A seconda ho giocato contro Splite, ho perso il dato, ho riccato pure game 1. Lasciamo perdere. Nice. Adesso che è contro Exosister, giocando bene con Exosister, dice Cimitero no, io dico Cimitero non me ne frega un cazzo sull'extra deck e quindi ho vinto. Nice. Tu facendo spolvegno top deck. Forte. G2 becco Despia, all by praticamente, e G3 turno 3 becco Despia e all by praticamente. Dato te che pide. Ah, ma hanno fatto la combo. Volevo beccare lì o Despia. Mi hanno fatto la combo con Anubis perché però si è beccato un bel Beasted nei denti e si è messo a piangere in turco. Quindi... Nice. E niente, adesso se magna e... Giocate Pendulum se volete giocare. Orco Dio. Un mazzo normale. Carlano Cito, game 1. Herald, Araldo, Kelbeck, Negrovalle, passo vinto. G2 full board, quasi romba, non ci riesco, ma perdo. G3 al tempo misplayo, a parte che slow play a lui, cioè pareggiato. Dove ho già visto questo modo di fare? Andiamo avanti. Io no comment, ho beccato Dragon Link, non so quello che fa il mazzo, non so che fa le mie carte, ho perso perché sono un coglione, ciao. E Shizu Deer è un mazzo giusto, bilanciato e assolutamente sano per il meta. Quando fai Imperma su Kiskros e fa 7-1 passo, comunque rotto. Ti milla 3 nomi nel tuo turno. È un rotto, diciamolo. Così, G2 è uguale, ha millato 3 nomi nel tuo turno, ma sono, non so come, riuscito a decappare. G3 Sanctum è una carta divertente, e anche Keldo che rimischia, anche Mudora che rimischia, anche... Ma diciamolo, è un rogue forte. È un rogue forte, diciamolo. Sì, certo, è un tune e mezzo. La verità, è un tune e mezzo che si sta niente, aggiornando con qualcosa. Qua a Perugia è tutto, e porca madonna, bannate via, ciao. Siamo qua per parlare della disfatta totale di tutti. Lui ci si è avvicinato un po' di più, però poi è tiltato, preso il cazzo. È tiltato, è 7 ore, sì, è 48 ore che non dorme sto cristiano. Dice che è un mese che non dorme, io non so come faccio, ma... Io ho perso. Quando pare Rulkalos è diventata guerriera. Risultato 3-3 con no. Il bye, let's go. Io purtroppo m'aspetto che i Blayers siano veri a giocare. Fate un emergency Vallis, grazie. A quanto pare Rulkalos è diventata guerriero, non lo sapevamo. E Acido e Kelbeck e Modura e Kelbeck non sono rapidi. Comunque riassunto, abbiamo perso lo stesso. Abbiamo fatto cagare tutti quanti e ci vediamo al prossimo regionale, al prossimo evento importante. Comunque quello che diceva Federico era perché stava, ha girato una riva a riva un tipo con Tier Lamens che c'aveva Rulkalos e Sheiren, e il tipo ha visto riva a riva e ha detto ah buona, e ha mandato Sheiren al cimitero. Chiaramente Rulkalos è una guerriera, ragazzi. Let's go! La macchina già quasi ha ruotato. Alcuna mandata, ragazzi, benvenuti in questo video. No, c'è lo strike, no, c'è lo strike. Ciccione di merda, no, no, ci hanno preso in ostaggio il paura.